e l'odierna Europa sono da un certo punto di vista un passo ulteriore nella logica di sviluppo del capitalismo, il quale capitalismo nel 1989, dopo aver trionfato su quella parte del mondo che nel bene o nel male si era contrapposta al capitalismo, ha, potremmo dire, aperto un ciclo di trionfo totale su tutta la linea, rimuovendo quello che era il principale ostacolo all'assolutizzazione del nesso capitalistico. E questo principale ostacolo erano gli stati nazionali. Gli stati nazionali, pur nella loro forma anche contraddittoria dello ius publicum europeum, avevano come tratto caratteristico il primato della politica sull'economia. Avevano come caratteristica il fatto che l'economia era pur sempre, potremmo dire, disciplinata e tenuta a freno dalla politica. Fa ridere oggi invece come all'interno dell'odierna Europa, non a caso, si verifichi una totale spoliticizzazione, usiamo ancora l'espressione di Carl Schmitt prima evocata da Federico. Cioè l'odierna Europa è servita esattamente a procedere in direzione di una spoliticizzazione dell'economia, per un verso, e per un altro verso di una rimozione coatta di quelle unità territoriali, di stati nazionali sovrani, che in forme sia pure controverse e spesso anche contraddittorie, tenevano pur sempre fermo il primato del politico sull'economia, l'egemonia della politica sull'economia. Un capitalismo pienamente funzionante ha come proprio obiettivo, come proprio orientamento teleologico già da sempre, quello della rimozione di ogni forza in grado di disciplinarlo, quello del superamento di ogni barriera, quello dell'unificazione appunto del mondo intero sotto il segno del capitale e della forma merce, che è quello che pudicamente viene oggi chiamato mondializzazione o globalizzazione, e che io personalmente preferisco chiamare globalitarismo. C'è una forma inedita di totalitarismo non esclusivo, ma viceversa inclusivo, che mira a includere tutti i popoli del mondo all'interno dell'unico modello consentito, quello appunto dello scambio, della produzione di merci e della valorizzazione illimitata del valore, il cattivo infinito della valorizzazione del valore. Questo è lo scenario in cui siamo oggi. L'Europa esattamente è servita a rimuovere il primato della politica, infatti oggi la politica esiste sempre e solo come continuazione dell'economia con altri mezzi, o come diceva Carl Schmitt nel 1922, lo diceva già, l'economia diventa un politicum, cioè prende il posto della politica. Questo sta capitando oggi, dal governo di Monti a quello di Renzi, passando per quello di Letta, non conta nulla la politica, è totalmente svuotata di senso. L'Europa è servito esattamente a questo, a spoliticizzare l'economia nella forma che non ho timore a definire di un vero e proprio colpo di Stato finanziario. Si tratta di un vero e proprio colpo di Stato finanziario nel senso che tramite l'Europa si sono rimosse tutte quelle istanze di rappresentanza politica e democratica che caratterizzavano, sia pure in forme non esenti da contraddizioni, la vita all'interno degli stati nazionali. Oggi il potere è in mano a entità che nessuno di noi ha eletto, nessuno di voi ha eletto, la Banca Centrale Europea. No? Chi è che prende le decisioni? Gente che nessuno di noi ha eletto e che tuttavia decide concretamente delle nostre esistenze, quotidianamente. Una sorta di rimozione del potere e della sovranità popolare, una sorta di spoliticizzazione costante dei rapporti. Per questo io, e poi concludo, mentre Federico parlava, mi è venuta in mente una cosa, una possibilità. Sapete che Marx nel 1945 scrisse 11 tesi su Feuerbach. Io ho pensato, mentre Federico, sull'onda anche delle interessantissime cose che diceva Federico, ho pensato a 11 tesi sull'euro, no? Molto marxianamente quasi, no? Perché se oggi Marx fosse qua con noi, come anche Gramsci, sarebbe evidentemente contro l'euro, no? Fa ridere infatti la sinistra che invece è pro-euro e pro-Europa, ma fa parte di quella dialettica scandalosa della sinistra che porta da nobile figure come Marx e Antonio Gramsci a personaggi appunto degni di essere derisi e compianti da un certo punto di vista, no? Il serpentone metamorfico PCI, PDS, DSPD, no?
tragica parabola involutiva della sinistra italiana. Punto 11 tesi sull'euro, che enuncio molto rapidamente. Prima tesi: l'euro non ha la funzione di servire i popoli, bensì di asservirli. Questo è il punto. Seconda tesi: l'euro non è una moneta neutra che può essere utilizzata bene o male, come se fosse il volante di una macchina. L'euro è un preciso metodo di governo, o direbbe Foucault, di governamentalizzazione dell'esistenza. È un metodo per imporre le politiche neoliberali, austerità e così via. Terzo, l'euro serve a spoliticizzare l'economia, è servito a spoliticizzare l'economia. Oggi Marx scriverebbe, se fosse vivo, probabilmente non più la critica dell'economia politica, ma la critica dell'economia spoliticizzata. Quarta tesi, l'euro è un modo in cui si dispiega la violenza economica immanente ai rapporti di forza capitalistici. Quinta tesi,